Grazie Presidente, io intervengo brevemente perché, per consegnare il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, non perché l'indirizzo non sia condivisibile, non perché le intenzioni alla base dell'atto non siano appunto condivisibili, in quanto sicuramente queste misure che sono contenute in questa mozione sarebbero utili sarebbero utili, insomma, per andare incontro alla grave crisi che appunto tutti diciamo, gli esercenti all'interno dei nostri immobili si trovano, ma anche ovviamente quelli che non sono all'interno dei nostri immobili. Però ecco, io sono combattuto in un certo qual modo se votarla favorevolmente e dare una falsa aspettativa poi agli esercenti, o non votarla, quindi, o meglio, astenerci sulla cosa e poi prendere gli improperi di chi che sia, perché nonostante voi politicamente sia molto condivisibilissima questa mozione, io dubito fortemente che, anzi, ne sono quasi certo che ci siano le coperture di bilancio per fare fronte a una misura del genere. E faccio presente ai colleghi che queste sono misure che poi impattano sul titolo primo del nostro bilancio e in una misura davvero molto considerevole. Quindi, io consegno il voto di astensione non perché non condivida l'indirizzo in questa mozione, ma perché per evitare proprio di dare false aspettative agli esercenti. Un'ultima nota, anzi due ultime precisazioni per quanto riguarda gli affitti, se così si può dire, o meglio le locazioni, anzi le concessioni più che locazioni, perché appunto si parla di patrimonio indisponibile per quanto riguarda le attività sociali e culturali, come era stato ricordato prima dal consigliere Peronzi. Queste sono sospese dall'inizio della pandemia, la richiesta dei canoni, quindi ci siamo mossi tempestivamente e anche perché, diciamo, inevitabilmente poi le controprestazioni, le debenze da parte di questi signori erano, da parte di queste realtà sono, insomma, più sostenibili, ecco, in un certo qual modo è un po' più percorribili. E in terza battuta vorrei semplicemente aggiungere che comunque Roma Capitale e questa amministrazione si è già mossa sicuramente nei confronti del commercio. Nel commercio, insomma, infatti volevo ricordare appunto l'iniziativa del microcredito sociale di impresa, che è una misura datata 5 marzo 2021, che sicuramente non è, diciamo, la chiave di volta per risolvere la soluzione, ma sicuramente un aiuto concreto anche a chi, anche nei confronti appunto degli esercenti di Roma Capitale. Per cui, ripeto, in ultima battuta, consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle proprio per evitare di dare false aspettative agli esercenti che di questo periodo, oltre appunto ovviamente essere aiutati, mi sento di dire che non dovrebbero neanche essere presi in giro. Questo è quanto. Grazie Presidente.